Arrivato dal cielo e ripartito, solcando il Ticino come una qualsiasi imbarcazione, l'idrovolante è andato a sbattere contro la casa galleggiante della Battiglieri Colombo. Domenica pomeriggio ha ritrovato la via di casa, seppur con due ali da riparare. Le operazioni sono iniziate mercoledì mattina sotto la supervisione di Graziano Mazzolari, titolare della scuola italiana volo e costruttore dei galleggianti che hanno impedito al velivolo di affondare dopo l'incidente. Adesso ripariamo lì col nastro americano il buco che è fatto nello scontro contro la zattera. Ha tenuto molto bene all'impatto il galleggiante, si vede che è stato costruito molto bene. E poi dopo scendiamo col motore al minimo, scenderemo dal Ticino, andiamo nel Po e poi con la gru lo agganciamo e lo tiriamo su. Lì ci sono già gli attacchi per tirarlo su e poi dopo siamo a posto, smontiamo le ali, lo carichiamo sul camion e lo portiamo a Cremona in sede per la riparazione. L'acqua al posto delle nuvole ha reso inconsueto e spettacolare il viaggio di rientro dell'idrovolante fino al ponte della Becca. A coadiuvare tutte le operazioni ci hanno pensato gli uomini della Battiglieri Colombo. Il loro rapido intervento, subito dopo l'incidente di domenica, ha impedito al velivolo di andare perso. Ora l'auspicio è di poter ospitare gli idrovolanti per una nuova manifestazione. Sì, ecco, abbiamo optato per far ripartire l'idrovolante dal nostro pontile e farlo navigare solo sull'acqua senza ovviamente si alza. Il primo momento era previsto tramite la nostra gru, ma è troppo difficoltoso, quindi a noi ancora, ripeto per l'ennesima volta, dispiace dell'accaduto, dispiace molto anche al pilota, che è quello che è successo, che anche lui ha avuto un trauma alla gamba, oltre alla sua compagna. E quindi l'amministrazione era il top, c'è stato questo incidente, ma speriamo per il futuro e vogliono ritornare ancora qui a trovarci, quindi in bocca al lupo per la prossima edizione.